ci hanno impedito di discutere la mozione presentata dal Partito Democratico. Si parla di un nuovo progetto per la pubblica illuminazione nella città di Manduria, ma quanto noi sappiamo è un progetto che era stato anche negli anni passati alle vecchie amministrazioni presentato, per cui stiamo già parlando di un progetto a di poco vecchio di qualche anno. Io nella duce veste, ex amministratore della passata amministrazione, a posizione ottima, ma anche nella passata amministrazione ci fu proposto questo progetto che noi scartammo a priori. Quindi io oggi, non perché sono opposizione, ma già perché dicevamo no l'altra volta, certo, abbiamo detto no anche questa volta. Io contesto tre punti di questo progetto, poi nei merdi entrate voi, siete maggioranza, per carità. Il primo era la durata dei 30 anni, che secondo me, secondo la passata amministrazione, secondo gli amici attuali di oggi, trovavano assurdo. La nostra mozione metteva in evidenza due punti in particolare. La durata trentennale, che per noi era esagerata, e l'altro punto importante era la tecnologia, perché sul contratto non si parla di adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione alla tecnologia vigente, diciamo. Il sindaco ci ha un pochino offesi come minoranza, invitando la maggioranza a non prendere assolutamente in considerazione ciò che il Partito Democratico chiedeva. Perché ieri, dopo quella sospensione, si sono sentite nei corridoi, nella stessa aula, delle grida intimidatorie nei confronti dei consiglieri di maggioranza, minacciando addirittura lo scioglimento dell'amministrazione stessa. Si parla sempre di democrazia partecipata all'interno dell'ente. Il sindaco molto spesso fa il richiamo alla collegialità dell'azione amministrativa, finalizzata sempre più al benessere della città, a venire incontro alle esigenze dei cittadini attraverso gli atti amministrativi, che sono l'ottimizzazione dei servizi, l'ottimizzazione dei costi, ma poi nei gesti oggi si è verificato totalmente il contrario, e questo politicamente credo che sia un atto veramente deprecabile dal punto di vista politico. Si sono inventati un'interpretazione di una sentenza del TAR Campania, sulla quale dice che secondo loro, secondo il segretario, secondo il Presidente del Consiglio, che oggi assolutamente non si è dimostrato di essere un Presidente super partes, ma di essere un Presidente soltanto della maggioranza, e di questo gliel'abbiamo detto anche in Consiglio Comunale oggi nelle more degli interventi. Io proporrò personalmente, ma mi sono sentito anche con gli altri, siamo credo tutti d'accordo, una mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio, perché lui non può dimostrarsi in questo caso di appartenere soltanto ad una parte della maggioranza e non invece all'intero Consiglio Comunale, anche perché quei debiti fuori bilancio che oggi si stanno approvando, si sono approvati in un piccolo consenso del Consiglio Comunale soltanto da una parte, molti di quelli, la gran parte di quelli, di quelle proposte di liberazione in commissione consigliare non sono venute. Io gliel'ho fatto dire anche a loro, lo hanno affermato, e tutto si è motivato, non sono venuti in commissione. Allora, in questo caso il segretario alla domanda dice: comunque non è un atto dovuto il passaggio delle commissioni. Ho capito, molto spesso dicono che se non c'è il passaggio delle commissioni non si possono discutere, quando invece le cose vanno diversamente dicono che non è atto dovuto. Intanto il consigliere non è stato messo nelle condizioni di poter approfondire tecnicamente perché siamo giunti a quel debito fuori bilancio e se ci sono eventuali responsabilità da parte di chi lo ha prodotto. Detto questo, loro, stando al segretario, oggi dovevano, stando a quello che noi confermiamo e manifestiamo attraverso la guida normativa agli enti locali, la quale dice perfettamente: si può tornare, le sedute di seconda convocazione rispondono ad una duplice esigenza: da un lato garantire la continuità dell'amministrazione, consentendo all'organo assembleare di tornare su questioni che non si sono potute deliberare nella seduta di prima convocazione. Quella era una questione, la mozione, che non si è potuta deliberare perché la stessa maggioranza ha chiesto la sospensione. Non c'è stato più il numero legale, quindi bisognava ritornare su quell'argomento ed andare in votazione.
anche perché una mozione non è un ordine del giorno presentato dall'amministrazione attiva, era un ordine del giorno presentato dai gruppi consigliari, dai consiglieri comunali firmatari, e solo i consiglieri comunali firmatari potevano e possono ritirare quell'argomento, non né il Presidente del Consiglio né l'amministrazione. Ecco perché dico, il Presidente del Consiglio su questo argomento ha avuto un comportamento che non risponde al rispetto di tutte le forze politiche. Chiaro che è stata oggi una scelta politica, quella di non discutere dello stesso punto dell'ordine del giorno, che poi è il più importante di tutti secondo me, perché stiamo parlando di una questione molto importante. Non stiamo parlando di un debito con il bilancio, stiamo parlando del futuro di Manduria per i prossimi 30 anni. C'è il patto di 30 milioni di euro, non si scherza in un periodo soprattutto come questo di crisi, dove non ci sono soldi neanche per ristrutturare un marciapiede. Qui la maggioranza stessa, tra l'aula del sindaco con la propria giunta, ha portato avanti velocemente questo progetto, e adesso non ci dà neanche la possibilità di discuterne, né a noi né a loro stessi, perché ieri, ce lo possiamo dire, non erano d'accordo neanche i consiglieri di maggioranza, e questo è assurdo. Questa forzatura, non ci devono spiegare perché stanno facendo questa forzatura su questo progetto così importante. La gente sta pensando cose che forse non posso neanche dire, e devono farci chiarezza, non possono portare avanti un progetto come questo senza dirci il perché. Abbiamo un solo progetto presentato alla ditta Mengoli e l'abbiamo dato per buono, è il migliore del mondo, quando in Italia, nel mondo, ci sono aziende che possono presentare i propri progetti e magari darci la possibilità di scegliere quello più adatto per la nostra comunità. Io voglio capire, il sindaco in particolare, il proprio assessore, ci devono spiegare perché non ci stanno dando la possibilità di dire la nostra, e perché soprattutto non stanno dando la possibilità alla loro maggioranza di dire la loro. Ma la cosa più importante era che tu oggi fai un progetto e lo affidi con mando di gara, con quello che è il leader dell'amministrativo. È chiaro che l'evoluzione dei tempi avviene in maniera vertiginosa. Cioè, io oggi sto approvando un progetto, già domani mattina è uscita la tecnica nuova che sarà supersonica, sarà l'accensione delle luci in maniera con lo schiocco delle dita, non lo so, può succedere in qualsiasi modo. È chiaro che uno che vince una gara oggi e ha 30 anni di durata dice: perché mi devo adeguare? Io ho vinto quella gara e vado avanti con quel sistema. Quindi a discapito sempre dell'amministrazione. Ma la cosa più importante secondo me, per quello che io posso dire tecnicamente, ma mi sono fatto spiegare, è che i vantaggi da parte dell'amministrazione sono relativissimi. Cioè, sono tutti i vantaggi che vanno all'azienda, primo per la durata, secondo anche per lo schema che è stato impostato questo progetto. Cioè, la ditta che vince deve avere dei tempi giusti di recupero, giustamente, il resto deve andare negli anni scaglionati a beneficio solo dell'amministrazione. Io invece, da quello che ho capito, ma gli amici credo che siano sulla stessa lunghezza d'onda, hanno visto che questo intanto ci mette 5 anni, 4 anni per adeguare l'impianto, cosa che secondo noi, secondo me personalmente, si può fare anche in un anno. Poi i benefici, la legge, io mi sono letto un po' di carte, dice che i primi anni il guadagno si divide fra la ditta e il comune. Dopo 5, 6, 7 anni poi le regolamentazioni se le fanno loro, ma solo a vantaggio del comune. In questo progetto 2-3 anni di lavoro e 27 di guadagno da parte dell'azienda. Ma aspetta, la cosa più grave è che non sei più proprietario dell'impianto. Quindi qualsiasi beneficio avvenga negli anni con la comunità europea, con altre cose, non puoi mettere mani, perché l'impianto fino alla scadenza del contratto e fa parte della proprietà dell'azienda che gestirà la pubblica amministrazione. Che la nostra mozione, ripeto, è stata presentata davvero per cercare di capire la natura di questo progetto. Oggi, alla luce degli atteggiamenti della maggioranza, penso che ognuno di noi comincia ad avere dei dubbi che onestamente fino a ieri non c'erano. È stato un atteggiamento così sgarbato che ha tenuto la maggioranza stamattina, che probabilmente adesso in ognuno di noi ci fa pensare cose che fino a ieri non pensavamo. Il perché una maggioranza non vuole discutere con tutto il Consiglio di un progetto che ci impegnerà
per 30 anni le casse comunali, le casse che vanno a incidere sulle nostre tasche. E allora io adesso comincio ad avere dubbi, e a maggior ragione la mozione verrà ripresentata e loro saranno inchiodati alle loro responsabilità, e deve venir fuori chi è che effettivamente sta sponsorizzando questo progetto, il perché, e ci deve far capire dov'è la convenienza del comune, perché noi qui dobbiamo tutelare la convenienza solo ed esclusivamente per il comune, per i cittadini, e non per qualche singolo personaggio che sta magari tra di noi.